Voltiamo pagina. Alfredo Sarano era segretario della comunità ebraica di Milano nel periodo delle leggi razziali. Nascose gli elenchi con i nomi di circa 13.000 persone per non farle trovare ai nazisti quando occuparono la città. Lui stesso e la sua famiglia scamparono alla Shoah trovando rifugio a Monbaroccio. Il suo diario di quegli anni è diventato un libro che è stato presentato stamattina a Pesaro. Roberta Balzotti. Eravamo nascosti a Monbaroccio in una stanza, era una stalla che poi hanno adibita a stanza per abitare. Vittoria Sarano racconta quando durante la Seconda Guerra Mondiale la sua famiglia ebrea di Milano scampò la Shoah nascondendosi a Monbaroccio grazie alle famiglie Perazzini e Ciaffoni, a un frate Sante Raffaelli, guardiano del santuario del Beato Sante, e a un giovane sottufficiale tedesco Eric Eder. Una storia messa in luce dal diario di suo padre Alfredo Sarano, pagine che sono diventate un libro, Siamo qui, siamo vivi, curato da Roberto Mazzoli con la prefazione della senatrice a vita Liliana Segre. Un diario che era stato tenuto nel cassetto per 70 anni perché era un diario familiare, anche se le figlie di Alfredo avevano capito l'importanza anche storica, sono pagine davvero preziose. Alla presentazione del libro a Pesaro c'erano due delle figlie di Alfredo Sarano, Vittoria appunto e Miriam, che all'epoca dei fatti narrati non era ancora nata e come la sorella vive in Israele. La cosa più importante è non dimenticare il passato, perché il passato ci deve insegnare qualcosa, non dimenticare che la bontà è una cosa molto importante, il sapere distinguere il bene dal male è molto importante. Dagli Stati Uniti è arrivata una nipote, Liora Kelman, è moglie del rabbino capo di Schenectady di New York. Sua mamma che cosa le ha sempre raccontato? Prima non ha raccontato niente, mia mamma ha detto che aveva senso di colpa di essere sopravvissuta dopo tante persone che non erano sopravvissute. E dopo, anni dopo, quando ha trovato la sua missione, che ha capito che Dio l'ha salvata, ciò finalmente si è aperta a raccontare. E insomma, questa gratitudine per questa gente che, se non era per loro, non eravamo qui. Io delle nipotine, e siamo già cinque generazioni.